Gli Occi, detti anche Oschi, impropriamente anche Opici, erano una popolazione indoeuropea di origine sannitica, appartenenti al gruppo Osco-Umbro. Si distinguevano dagli altri ceppi del filone, principalmente per la loro lingua, poiché parlavano la lingua osca, idioma indoeuropeo del gruppo Osco-Umbro. Con gli Occi si identificano storicamente una pluralità di popoli dell'Italia meridionale, dei quali si ha testimonianza in età antica. Dal V secolo a.C. questa popolazione fu inglobata dai Sanniti, che erano rispetto ad essi stanziati leggermente più a nord, e da quel momento i due gruppi si fusero per divenire una sola cosa. Insieme formarono un gruppo di guerrieri temibili, che dettero filo da torcere ai Romani, finché furono definitivamente sconfitti dopo le guerre sannitiche. Donare alla Dea, alla Grande Madre. Gli Irpini erano una delle quattro tribù che costituivano il popolo dei Sanniti e che facevano parte della confederazione denominata Lega Sannitica. L'etnonimo primordiale Irpini derivava dall'osco Irpus, ossia lupo, poiché secondo una leggenda in cui brevemente accenna Sesto Pompeo Festo nel suo De Verborum Significatione, in origine un lupo avrebbe guidato gli Irpini fino alle terre in cui essi si sarebbero poi insediati. Gli Irpini discendevano dalla stirpe sannitica, la quale costituiva un gruppo etnico di ceppo italico e di origine indoeuropea che in epoca non precisata, comunque diversi secoli prima della conquista romana, si insediò nel cuore dell'Italia meridionale, occupando territori relativamente vasti, in gran parte montuosi. Questo totem che si vede adesso davanti, ho voluto raffigurare un passaggio di civiltà perduta, gli Osci, che avevano il loro linguaggio. Come vedete sulla parte frontale di questo totem c'è le lettere dell'alfabeto osco, e quindi l'uomo, la civiltà degli Osci, una tribù indoeuropea, ha abitato in questi luoghi, i nostri territori, e nello stesso tempo si sono civilizzati e già con le loro forze e le loro cose. Poi, dall'altra parte di questo totem c'è sempre l'evoluzione, e possiamo notare come nel volto di questo totem il cambiamento della nostra evoluzione sia, come si dice, di un altro mondo che si è cambiato, e l'alfabeto Valor che in questo momento puoi vedere sul totem. Le lettere che in questo momento, l'alfabeto che in questo momento noi trattiamo, quindi il nostro linguaggio.
mentre i bimbi nel linguaggio degli Osci erano tutti un po' indecifrabili perché scrivevano da destra verso sinistra e quindi erano delle forme di frasi non tanto chiare. E allora poi con il tempo queste civiltà logicamente sono passate e si sono perse e sono arrivati gli irpini, i quali siamo noi adesso in questo momento che abitiamo questo luogo Irpinia, Alta Irpinia, con il nostro simbolo il lupo che ci rappresenta come nel passato Irpus.